Ciao a tutti e bentornati in un nuovo tutorial. Oggi andremo a realizzare insieme un progetto semplicissimo. Si tratta di una borsa realizzata tutta in rafia. I materiali sono di tre sfere, quindi trovate il link per l'acquisto nel box informazioni qui in basso. Questo è quello che mi resta di una rocchetta di rafia. Quindi con una sola rocca, volendo, ce ne fate anche due di questo modello e poi ho applicato queste frange sulla base. Comunque, vediamo subito cosa ci occorre per realizzarla e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Avremo bisogno di circa 120 g di rafia. Io ho utilizzato la colorazione fucsia, una coppia di manici in bambù, uncinetto numero 6, della frangia in rafia, sempre nella colorazione fucsia, ago, ago e filo di nylon e un ago da lana o ago di rafettuccia. E possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Avvieremo 18 catenelle che equivalgono più o meno a 20 centimetri. A questo punto, avviate le catenelle, torniamo indietro a maglia bassa. Quindi partendo sempre dalla seconda catenella dall'uncinetto andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto. Nell'ultimo punto andremo a lavorare l'aumento, quindi faremo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa, tutte nello stesso punto. Quindi una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Poi procediamo semplicemente lavorando una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante. Dovremmo fare l'aumento anche sull'ultimo punto da questo lato. Calcolando che abbiamo già una maglia bassa, dovremo andare a lavorare nell'ultimo punto una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa ed una catenella. Poi cosa facciamo? Passiamo sulla maglia bassa successiva. Quindi andiamo a lavorare sulla maglia bassa. E lavoriamo appunto una maglia bassa e in questo punto ci mettiamo un marker in modo da segnare il primo punto. E procediamo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante.
ho lavorato 16 maglie basse, a questo punto vado a lavorare degli aumenti, quindi lavoro 2 maglie basse nei 3 punti successivi, quindi 2 maglie basse in questo. Due nel successivo. E altre due nel successivo. Procedo poi lavorando una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante fino ad arrivare nella maglia bassa prima della catenella. Ok, ho lavorato 17 punti, a questo punto di nuovo devo fare un aumento nei 3 punti successivi. Quindi 2 maglie basse in questo, che sarebbe la catenella, due nel successivo e due nella catenella successiva. Ora procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante e in questo giro gli aumenti li andrò a fare solo nel punto centrale delle due estremità, quindi dei due lati. Sposto un attimo il marker perché devo lavorare il punto e lo vado ad inserire sul punto appena lavorato. Quindi questo è il punto di inizio e sarà il punto di chiusura del giro. Procedo quindi lavorando una maglia bassa in ogni punto fino ad arrivare nella parte centrale, quindi senza fare troppi calcoli, nel punto centrale. Ok, in questo punto vado a lavorare un aumento, quindi lavoro 3 maglie basse, 2 e 3, e poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante fino ad arrivare nel punto centrale dell'altro lato, senza fare ovviamente nessun calcolo, basta che prendete il punto centrale. Ok, punto centrale, di nuovo 3 maglie basse. Poi maglie basse normali. E si ricomincia il giro. Il prossimo giro sarà identico a quello appena lavorato, quindi andrò a fare sempre l'aumento nel punto centrale.
faccio l'aumento nel punto centrale, quindi sempre 3 maglie basse ovviamente. E poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto successivo sottostante fino ad arrivare nel punto centrale dell'altro lato. Quindi diciamo che io sto andando a lavorare in questo giro gli aumenti nella seconda delle 3 che abbiamo lavorato nel giro precedente. Sono arrivata nella parte centrale, vado a lavorare l'aumento anche qui, quindi sempre 3 maglie basse. Finisco il giro. A questo punto lavoro una maglia bassa in questo punto e chiudo con maglia bassissima nel punto successivo, in questo modo. A questo punto io cosa faccio? Innanzitutto cambio uncinetto e passo al 7. Dopodiché cambio addirittura punto di lavorazione, quindi passo dalla maglia bassa alla maglia alta. Per quanto riguarda questo progetto non andrò a lavorare il giro di maglia bassa in costa retro, ma procederò direttamente con le maglie alte. Cosa faccio quindi? Faccio una catenella, una maglia bassa nel punto sottostante, nello stesso punto ovviamente, ed una maglia bassa prendendo solo questa costa. In questo modo alzo il lavoro e poi procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante senza fare ulteriori aumenti. Quindi lavoro i punti così come si presentano. Ok, terminato il giro, non faremo altro che chiuderlo ovviamente. Vado a chiuderlo prendendo solo la costa retro del primo punto, in questo modo, e faccio una maglia bassissima. Dopodiché prendo tutta la maglia, lavoro una maglia bassa ed una maglia bassa sopra la maglia bassa, in questo modo sostituisco la prima maglia alta. E procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante come abbiamo appena fatto, senza fare ulteriori aumenti, per il numero di giri che trovate indicato qui sullo schermo insieme alla misura in centimetri che sarà l'altezza. Quindi vi lascio continuare da sole e poi ci vediamo per vedere come procedere.
Bene, ho raggiunto la mia altezza, ho raggiunto esattamente circa 23 centimetri e a questo punto, come potete vedere, ho messo dei marker. Questo mi servirà innanzitutto per stabilire dove andrò a posizionare il manico, ma comunque qui tra un marker e l'altro dovrò andare a lavorare delle righe di andata e ritorno, quindi mi alzerò un altro po', ma solo in queste due parti. Qui ovviamente ci andrà il manico, lo lasceremo libero. Tra un marker e l'altro ho 12 punti, 12 punti anche da quest'altro lato, e tra il marker e, diciamo, il lato ho 5 cm e mezzo per tutti e quattro i punti. Quindi ora chiuderò con asola di chiusura qui e mi riaggancerò dove ho il marker. È indifferente da quale punto. Cosa che ho dimenticato di dirvi, negli ultimi due giri più o meno ho cambiato e sono ritornata all'uncinetto numero 6, giusto per restringere un po' il lavoro, ma è indifferente. In realtà, se volete, potete proseguire anche tutta la lavorazione con il numero 6 senza fare il cambio tra il 6 e il 7. Tornando a noi, vado ad agganciarmi esattamente in questo punto. Quindi nel punto marcato entro e vado a lavorare una maglia bassa. Lavoro una maglia bassa sulla maglia bassa per sostituire la prima maglia alta. E poi procedo lavorando una maglia alta in ogni punto sottostante fino ad arrivare al prossimo marker. Ovviamente lavorerò anche il punto marcato, possiamo anche togliere il marker, tanto comunque abbiamo lavorato questa prima riga. E a questo punto dobbiamo andare a lavorare un'altra riga uguale, quindi voltiamo il lavoro, maglia bassa su maglia bassa per sostituire la prima maglia alta. E poi una maglia alta in ogni punto sottostante. Thank you.
Bene, ho lavorato l'ultimo punto. A questo punto io mi fermo qui, quindi ho fatto solo due righe, faccio una catenella e taglio il filo. Lo andrò a nascondere in un secondo momento e lo stesso procedimento che ho fatto qui lo dovrò fare anche dall'altro lato. Questo ve lo lascio fare da sole, tanto questi sono i passaggi da seguire e vediamo subito come continuare. Bene, a questo punto dobbiamo andare a rivestire il manico con la rafia. Uno l'ho già fatto, quindi questo sarà il risultato finale e vediamo subito cosa fare. Ci prendiamo l'uncinetto, la rafia. Faccio il cappietto iniziale per comodità mia. Poi parto dalla parte bassa. Inserisco l'uncinetto in questo modo. Prendo il filo e lavoro una maglia bassa. Procedo lavorando ovviamente tutte maglie basse, quindi dobbiamo andare semplicemente a lavorare tutte maglie basse intorno fino a ricoprirlo completamente. Bene, una volta rivestito tutto il manico, tagliamo il filo e andiamo a chiudere con l'asola di chiusura. Ed ora vediamo come applicarli alla borsa. Allora, ho cucito già un manico in maniera molto molto semplice. Quindi ci prendiamo il manico, lo posizioniamo in questo modo e lo andiamo a fissare con dei marcapunti sia da un lato che dall'altro.
In modo semplicissimo adesso ci prendiamo la rafia, che è praticamente il filato protagonista di questo progetto, e vado a cucire semplicemente entrando ed uscendo sia dalle maglie che ho sul manico che dalle maglie che ho lungo il bordo. Non è necessario fare chissà quali calcoli, basta che lo fissate per bene, non è detto che debbano esserci lo stesso numero di maglie sia sul manico che sul bordo, non è un problema se qui ce ne sono di più o qui ce ne sono di più. Quindi vado a bloccare un pochettino il filo. Esco dalla maglia, dall'ultima maglia, quindi qui abbiamo il bordino, questa è l'ultima maglia lavorata, porto fuori il filo, tolgo il marcapunti, ed entro nella maglia che avevo marcato. Prendo questa più giù, così corrisponde con l'altro manico. Faccio una doppia passata per quanto riguarda il primo punto in modo da fissarlo bene. Quindi rientro due volte nello stesso punto. E poi procedo punto successivo sia sul bordo che sul manico. A questo punto dobbiamo andare a cucire la passamaneria sulla base della borsa e per fare ciò io utilizzerò del filo di nylon e un ago semplicissimo per cucire. La cucirò tutta intorno alla base dove ho le maglie basse, quindi mi alzerò un pochettino e poi farò tutto il giro.
Proseguiremo in questo modo per tutto il giro. Ho terminato di cucire la pasta maneria, me ne è avanzata un pochettino, quindi in totale io ne avevo ritagliata un po' di più, ma di preciso per quanto riguarda il mio progetto, quello che ho davanti, corrono 57 cm circa di pasta maneria. Poi in base alla grandezza della borsa quello può variare. A questo punto vado a bloccare per bene il filo, che voi non vedete perché è filo di nylon, e poi vado ad accorciare un po' la frangia. Bene, ho aggiunto un'ulteriore riga di frange perché solo una sulla base non mi piaceva, così mi piace di più. Io ho terminato il mio progetto, vi consiglio di foderarla, io non lo farò per questione di tempo, ed applicare magari una chiusura a calamita qui sul centro. Io la lascerò così per il momento. Quindi spero che anche questo progetto vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto con un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial ed attivate la campanellina per ricevere la notifica appena sarà disponibile un nuovo video. Vi ricordo che i materiali utilizzati per questo progetto sono di 3 sfere, trovate il link per l'acquisto nel box informazioni qui in basso. E a questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!